Ho inventato troppe scuse e ho distrutto mille storie. Per ognuna poi ci ho scritto una canzone. Una volta tanto non è stato lui ad esibirsi sul palco, ma i suoi piccoli fan a cantare e danzare sulle note dei suoi più grandi successi. Federico Zampaglione, cantautore e frontman di Tiro Mancino, è stato ospite ad Andria in occasione di uno spettacolo andato in scena all'Istituto Comprensivo Iannuzzi di Donna. La seconda di due serate musicali, dopo la prima alla Scuola Manzoni, organizzata nell'ambito del progetto Musica e Parole. Protagonisti gli alunni dell'istituto, coinvolti in prima persona nell'esecuzione di alcuni brani del celebre artista romano, nell'ultima tappa di un percorso didattico finalizzato ad avvicinare i bambini all'arte. Dobbiamo cercare di incentivare le arti quali la musica, le arti, le abilità coreutiche, quindi proprio le arti in tutto le varie eccezioni, per cui invitare qui a scuola un cantautore, un artista, un personaggio che è anche un regista noto e famoso che sta girando nei cinema e nei teatri di tutta Italia, non può che far piacere a tutti gli alunni. Ma in fondo c'è un intreccio proprio tra gli alunni e lo stesso Federico, perché è bellissimo vederli duettare, cantare insieme e suonare. Insomma, è un ensemble stupendo. Un gradito ritorno quello di Federico Zampaglione presso l'Istituto Andriese, che già in passato l'ha avuto come ospite in occasione di altre serate musicali, e dove il cantautore torna sempre, molto volentieri. È sempre bellissimo venire qua perché si respira, come dire, creatività, innovazione, una didattica e un modo di condurre proprio la scuola che è completamente innovativo. Io rimango veramente ammirato perché poi non sono canzoni semplici, sono canzoni anche abbastanza, insomma, complicate, però questi bambini veramente riescono a performarle in maniera meravigliosa, è un'emozione, come puoi immaginare, insomma, perché non capita tutti i giorni di sentire le proprie canzoni ricantate da bambini che poi ci mettono tutto questo entusiasmo.